Parliamo della partita adesso con Paolo Ronca, il mister del Casale Vidolasco. Allora, mister, diciamo che c'è stato sicuramente un passo avanti rispetto alla partita di domenica scorsa. La squadra ha lottato fino alla fine. Sì, beh, noi siamo una squadra giovane che magari andremo ancora incontro a certe situazioni di gioco prendendo magari 2 o 3 gol, però la maggior parte delle partite siamo giocate tutte, noi siamo ragazzi di 18-19 anni, 90, 91, 89, il nostro destino magari sul campionato è segnato, però nelle partite noi diamo il massimo, oggi meritiamo sicuramente qualcosa in più rispetto al risultato, soprattutto alla fine quando abbiamo giocato 10 contro 11, noi in 10, loro in 11, abbiamo pressato molto, abbiamo avuto 2 grosse occasioni, il portiere è stato bravo a fare 2 miracoli, un salvataggio sulla riga, però io devo dar sempre un encomio a tutti i ragazzi che stanno facendo l'inizio stagione, sapevano che avrebbero avuto delle grosse difficoltà, eppure lavorano intensamente, superano delle situazioni come domenica scorsa molto negative, per ripresentarsi la domenica dopo in modo molto preciso, molto puntuale. Stiamo lavorando sul gioco, su certe situazioni di palla attiva e stiamo migliorando quelle cose lì. Speriamo di far bene la prossima con Rudiano, che è sicuramente la squadra la compagine più forte del girone, forse insieme alla Ghisalbese, però noi non abbiamo niente da perdere, giocheremo alla morte con tutte fino all'ultima partita di campionato. Partita è stata decisa un calcio di rigore che voi avete contestato. Mi sembrava un fallo veniale, più che veniale, e mi sembrava invece molto rigore, è stato nato all'ultimo minuto sul nostro giocatore in area. Però non mi piace parlare dell'arbitro, che l'arbitro viene qua, fa il loro interesse, fa l'interesse suo, cioè vuole far bene anche lui, quindi quello che vede è sicuramente...